Paolo Di Lauro, Napoli, 26 agosto 1953, è un mafioso italiano, membro della Camorra. Detto Ciruzzo o milionario negli ambienti malavitosi, fu soprannominato in questo modo da Luigi Giuliano. Quando una sera, ad un tavolo di poker, vide vari biglietti di 100.000 lire cadere dalla tasca di Di Lauro, ed esclamò: «E chi è venuto, Ciruzzo o milionario?» Uno è considerato a capo del clan Di Lauro di Secondigliano e Scampia, alla periferia nord di Napoli. E nei primi anni Ottanta, nel pieno della guerra tra nuova camorra organizzata e le famiglie che si opposero al cartello cutoliano, Di Lauro faceva parte della nuova fratellanza o fratellanza napoletana, un cartello di famiglie malavitose di Napoli fondato dal clan Giuliano. In seguito egemone anche nell'Interland con la nascita del sodalizio criminale noto come Nuova Famiglia. 2. L'inizio della sua scalata al gota della Camorra è collegata con l'omicidio di Agnello La Monica, 3 novembre 1944, 1 maggio 1982, referente di Michele Zazza. Negli anni 90 portò avanti una guerra di Camorra contro il clan Ruocco di Mugnano, che produsse diversi morti in pochi mesi. 4. Si mantenne distante in quegli anni dalla potente organizzazione detta Alleanza di Secondigliano, pur senza entrare mai in conflitto con le famiglie del cartello. 5. 6. Grazie all'indiscutibile carisma. 7. Che esercitava sui giovani pregiudicati e dalle difficili condizioni economiche della periferia a nord di Napoli, riuscì ad attorniarsi di un numero di affiliati che non aveva pari tra gli altri clan cittadini, prendendo il potere militare e territoriale nelle palazzine della famigerata 167 di Scampia. 8. Zona considerata uno dei principali market del traffico di droga d'Europa. 9. Il clan cominciò ad assumere una forma sempre più verticistica con a capo il boss, abilissimo a non trattare mai personalmente né con i propri affiliati né con i capi di altre organizzazioni. La faida di Scampia. Ad inizio anni 2000, diverse nuove leve del clan assunsero maggiore autonomia decisionale, prendendo le redini delle più importanti attività del gruppo e rinnovando il parco dei capi piazza con elementi giovani a loro fidati. Queste decisioni, insieme a vari dissidi di natura personale tra i boss dell'organizzazione, portarono poi alla guerra di Camorra conosciuta con il nome di faida di Scampia, in cui Paolo Di Lauro ebbe un ruolo marginale e fu influente solo nelle fasi finali dello scontro, fungendo da mediatore tra le parti ostili. Aveva lasciato il clan nelle mani del primogenito Cosimo in seguito alla morte dell'ultimo figlio Domenico per un incidente in moto e si era rifugiato nel Casertano protetto dai Bardellino. Divenne ufficialmente latitante il 23 settembre 2002 e venne poi inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia. Fu catturato il 16 settembre 2005 dai carabinieri in un appartamento di via Canonico Cosimo, Stornaiuolo 16 a Secondigliano, a poca distanza da via Cupa dell'Arco, il Regno della Cosca. Gli investigatori seguirono una donna che fungeva da vivandiera e badante, sulla base di un input acquisito da una fonte confidenziale dagli agenti del SISDE. 10. La condanna. Condannato a 29 anni dalla sezione del Tribunale di Napoli, 11-12. A dicembre del 2011, la settima Corte d'Appello confermò la condanna a Paolo Di Lauro dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato già il verdetto di secondo grado. Per gli imputati fu esclusa l'aggravante del metodo mafioso. Punto 13. Figli. Modifiche. Sposato con Luisa D'Avanzo, ha avuto da questa 10 figli maschi, e con la quale inoltre ha in seguito adottato una bambina, divenuta così la loro unica figlia femmina. Cosimo, Napoli, 8 dicembre 1973, ricercato dal 7 dicembre 2004 e arrestato il 21 gennaio 2005, 14, e attualmente detenuto al regime 41 bis nel supercarcere di Opera, 15. Vincenzo, Napoli, 19 luglio 1975, indicato con la sigla F2. È arrestato per la prima volta il 1 aprile 2004 e l'ultima volta il 27 marzo 2007, per associazione a delinquere di stampo camorristico, 16, e scarcerato nel gennaio 2015 per fine pena, 17. Ciro,
Napoli, 29 maggio 1978. Arrestato per associazione mafiosa il 7 dicembre 2004-18 e scarcerato nel dicembre 2014 per fine pena 17. Marco, Napoli, 16 giugno 1980. Latitante dal 7 dicembre 2004 in qualità di nuovo capoclan e ricercato per associazione di stampo. Mafioso e altro. È stato arrestato a Napoli il 2 marzo 2019 in un appartamento del quartiere Chiaiano. 19. Nunzio, Napoli, 13 ottobre 1985. Ricercato dal luglio 2007 e arrestato il 28 febbraio 2008 per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati. 20. Salvatore, Napoli, 7 febbraio 1988. Arrestato l'8 febbraio 2006. 21. E scarcerato nel 2014 per fine pena. 22. Arrestato nuovamente il 6 giugno 2017. Verrà scarcerato solamente 15 giorni dopo il 21 giugno 2017. 23. Domenico, Napoli, 1989. Napoli, 18 maggio 2004. Noto per atti vandalici. 24. Morto a seguito di un incidente motociclistico. Antonio, Napoli, 4 aprile 1991. Arrestato il 21 dicembre 2010. 25. E condannato a 12 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Raffaele, Napoli, 1994. Arrestato il 12 giugno 2013 e scarcerato il 16 settembre 2016. 26. Giuseppe, Napoli, 1997. Incensurato. Curiosità. Roberto Saviano, lo scrittore del romanzo e sceneggiatore della serie televisiva Gomorra, ha dichiarato in numerose occasioni che la figura del personaggio Don Pietro Savastano è liberamente ispirata a quella di Paolo Di Lauro.